Iniziati i lavori per la realizzazione di una palestra della scuola Emanuela Loi, a disposizione non soltanto dei bambini ma dell'intera cittadinanza, sarà possibile grazie ai fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui il Comune di Bagheria è beneficiario, di un contributo di 2.500.000 euro per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'edilizia scolastica per le scuole dell'infanzia. I lavori sono già partiti a cura della ditta NT Costruzioni SRL di Terme Vigliatore, che si è aggiudicato l'appalto offrendo il ribasso del 25,64% sull'importo a base d'asta di 1.982.361,55 euro. Subito dopo le festività natalizie saranno eseguiti i lavori relativi alle fondamenta, dove verrà realizzata la struttura sportiva, che prevede un campo di gioco, gli spogliatoi, i servizi e 200 posti a sedere. L'oratorio parrocchiale Beato Rosario Livatino della Chiesa del Santo Sepolcro a Bagheria, dedicato a Tommaso Prestifilippo e a Giovanni Fossile, due giovani parrocchiani. Ci è caro indicare questo luogo, dichiara il parroco Don Filippo Custode, alla memoria di due giovani morti prematuramente quest'anno: Tommaso Prestifilippo a causa di una malattia e Giovanni Fossile in un fatale incidente stradale. Nella targa scoperta all'interno dell'oratorio si legge: Tommaso Prestifilippo, giovane marito e padre, qui cresciuto sin dalla fanciullezza, che ha dato chiara testimonianza di fede anche nella malattia, e Giovanni Fossile, giovane amante della famiglia, portatore di allegria e di unità. Alla cerimonia presenti Maria Assunta, moglie del carabiniere scelto Tommaso Prestifilippo, e i genitori dei due giovani. L'oratorio, ristrutturato e benedetto, adesso è pronto per accogliere i ragazzi per essere spazio di gioco, attività e fraternità. Approvata dal Consiglio Comunale la delibera con cui è stata esitata positivamente la variazione di bilancio del contributo di 200.000 euro erogato dalla Regione Siciliana per la realizzazione del Carnevale 2024. Esprimo la mia soddisfazione, dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Michele Longo, per il voto favorevole espresso dall'Aula, compreso quello di alcuni consiglieri di opposizione, i quali hanno dimostrato grande attaccamento alla città. Con l'approvazione di questo atto, anche quest'anno potremo allestire il Carnevale, che porterà tantissimi visitatori in città. Chiuso un 2023 intenso, un'edizione in cui abbiamo incontrato e premiato tanti giovani registi e maestri del cinema d'animazione, amati i loro film e affrontato temi importanti e sempre attuali, tessuto relazioni e legami con altri professionisti e tanti festival amici. A dichiararlo la curatrice di Animafix, Rosalba Colla, che lancia il nuovo format Animafix New Land, alla scoperta di nuovi territori per reinterpretare l'originaria anima secondo nuove modalità di fruizione, con la guida speciale di attori locali al fine di creare una comunità allargata, inclusiva e interculturale. Abbiamo incontrato tanti studenti incuriositi e appassionati, aggiunge Colla, mostrando come il cinema possa essere un mezzo di crescita culturale e civile, un linguaggio per parlare alle nuove generazioni. Animafix 2024 è già in cantiere con tante novità. Si potrà visitare fino all'Epifania il presepe subacqueo Betlemme del Mare, un'opera tutta da ammirare, quella realizzata nel meraviglioso borgo di Santeria, dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, il reparto sommozzatori, in collaborazione con la scuola subacquea Diver Evolution e i ragazzi della parrocchia del Borgo Marinaro. Uno scenario fantastico si presenta ai visitatori che vorranno visitare la già incantevole caletta. Porgo i miei più sinceri ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di tale progetto, dichiara l'assessore Daniele Marino, in particolare al consigliere Francesco Busalacchi e al collega Vincenzo Cannella, nell'auspicio che sempre più cittadini possano collaborare alla realizzazione di manifestazioni che danno lustro al nostro territorio.